You can teach me your game without reason. Qui devo dire, ha messo un po' in difficoltà la sua squadra, poi non c'è più stata partita. Ma il calcio è che avevamo già preparato questa partita, sapevamo che Livorno partiva forte, perché è una buona squadra, ha dei giocatori che sono dentro al progetto, secondo me, di tecnico-tattico, come ora l'allenatore, hanno una mentalità, sono aggressivi, attaccano i spazi, quindi facciamo i complimenti a loro, ma sapevamo, siamo stati bravi a tenere. Matteo è stato bravo a fare due o tre parate, diciamo quelle che servono anche per vincere le partite. Poi un po' alla volta penso che il Vicenza abbia meritato la vittoria, perché siamo venuti fuori con tecnica, con velocità, palle inattive fatte bene, tutto un insieme di cose che diciamo che la partita è stata preparata così ed è venuta così, quindi un'ottima vittoria. Grandissima personalità da parte della squadra, grandissima voglia di essere diciamo primi in classifica, mantenere la posizione, ma soprattutto l'umiltà e la voglia della squadra di lottare fino al 95esimo. Questi sono buoni segnali. Qualche problemino nel prendere Belcastro, che è un giocatore che era anche molto bravo a liberarsi, si spostava a sinistra, al centro, ma poi quando la squadra è salita di 10 metri ha fatto la differenza. Diciamo che dovevamo farlo subito, però ripeto, ci sta con Imolese, che con l'ultimo periodo sta facendo molto bene, quindi è una vittoria importantissima, fatta fuori casa ancora. Diciamo che ci dà la possibilità di finire il campionato d'andata nel migliore dei modi, quindi adesso cosa devo dire? Grande gruppo, grandi tifosi, grande personalità. Poi la qualità dei nostri giocatori viene fuori quando tutti corrono, e oggi penso che poi dal 30esimo al 25esimo primo tempo in poi il Vicenza abbia meritato la classifica, perché nei restanti 75 minuti abbiamo fatto veramente un buon calcio e soprattutto abbiamo meritato la vittoria. 45 punti alla fine del girone d'andata è un bottino veramente straordinario, che conferma la forza tecnica, la compattezza, l'unione di un gruppo che lei ha plasmato con grande bravura. Sì, abbiamo mentalità, siamo cresciuti in mentalità, siamo cresciuti che le partite ce le giochiamo a viso aperto e ce le giochiamo anche sporche, perché per vincere delle partite non si possono giocare con diciamo di tecnica, ci vuole anche un po' di quella, io dico non sporca no, ma di quella battaglia, no? Spirito battagliero. E io quando vedo Giacomelli che corre avanti e dietro e rincorre, e vedo Van de Putte che rincorre, vedo che gli attaccanti corrono, quando questi quattro corrono, a prescindere dal avversario che ci sarà, sono giocatori che possono essere determinanti sia in non possesso che possesso, e oggi la dimostrazione è quando questi quattro qua giocano bene e corrono, noi poi i gol li facciamo, perché la qualità ce l'abbiamo, è una squadra che comunque in mezzo al campo sta bene, in difesa abbiamo preso le misure dopo 25 minuti, poi siamo diventati molto più solidi. Mi piacerebbe anche avere il migliore attacco, che nell'ultimo periodo secondo me stiamo facendo anche bene nella fase offensiva e stiamo raccogliendo frutti del lavoro di squadra, perché se facciamo tre gol perché la squadra si propone con tanti giocatori e arriva con tanti giocatori nell'area di rigore. A livello di difesa è l'ennesima conferma di una solidità importante, perché tutti difendono a partire dagli attaccanti, però anche nell'uno contro uno Padella, Cappelletti, Bruscagin, Soldatino, Barlocco che spinge su e giù, insomma anche individualmente sono molto bravi. Sì, però adesso mi dispiace dire una cosa che non è giusto dirlo dopo la partita, si può far meglio. Perché noi abbiamo le capacità e abbiamo avuto tante partite dove non abbiamo concesso poco alla squadra avversaria, mentre oggi per 20 minuti abbiamo concesso, però fa parte anche del percorso. Stiamo tirando molto, tanti giocatori che stanno giocando, probabilmente la sosta arriva anche, forse tra virgolette per qualcuno arriva nel momento giusto, però ancora ci sono due partite importantissime da fare, quindi da domani penseremo a recuperare le energie, perché mercoledì abbiamo una sfida, diciamo, che ci può portare alla semifinale di Coppa Italia, e poi domenica abbiamo la prima di ritorno, quindi gruppo compatto, gruppo convinto, e bene così, che
che vengono anche queste vittorie perché aumenta quello che è la consapevolezza e la stima della squadra. Ecco la domanda che riguarda il gruppo, il processo di maturazione della squadra. E riguarda la settimana di allenamento che è stata un po' particolare dopo le problematiche relative alla condizione meteorologica. Le neve perché purtroppo la nevicata all'improvviso ci ha beccato, quindi c'era solo un... No, ma hai Sì, capito l'ho che si capito. percorre. Allora io voglio che la squadra sia sempre serena, che si diverta, che giochi a calcio, però ci deve essere lo spirito battagliero. Questo è il mio DNA e deve essere il DNA anche dei ragazzi. Sta portando, secondo me, risultati e gioco, perché se portasse solo risultati senza gioco si cambierebbe qualcosa. Quando c'è gioco e ci sono anche risultati, è giusto anche dare merito a questa squadra, a questo gruppo, a questi ragazzi, perché oggi è entrato il capitano, come è entrato è subito in partita, non ha sbagliato niente. Questo fa capire quanto ci tengono anche quelli che stanno fuori ad essere protagonisti.